Ciao e benvenuti a tutti in questo nuovo tutorial dove andremo a vedere come compilare un piano di volo in modo semplice e veloce sul sito di Simbrief. Quindi cominciamo subito. Per prima cosa andremo ad aprire appunto il sito di Simbrief. Una volta arrivati su questa pagina non dovremo fare altro che cliccare su New Flight. Il volo che andremo a fare partirà da Venezia, quindi Lima India Papa Zulu, e arriverà a Montichiari, Lima India Papa Oscar. Cominciamo a mettere i nostri dati del volo. In departure mettiamo Lima India Papa Zulu e in arrivo mettiamo Lima India Papa Oscar. Qui in fondo possiamo scegliere un orario di partenza. Una volta appunto scelto l'orario, non dovremo fare altro che cliccare su Applica. Fatto questo, qua sotto dovremo immettere i dati del nostro aereo, quindi dell'aereo che andremo a usare per il volo. Io andrò a usare il 737 della PMDG, quindi vado a cercarmi 737-800 e qui andrò a scegliere la versione, in questo caso l'Economy Config. Qua sotto invece possiamo mettere per esempio un cost index. In questo caso io non ce l'ho, lo faccio fare in automatico a Simbrief. Qua sotto ci dirà appunto le IRAC attive e come vedete qui possiamo cambiare l'unità da chilogrammi a libbre, se vogliamo appunto sapere i vari dati del carburante e dei pesi in chilogrammi o in libbre. Qua sotto invece Simbrief ci ha calcolato già la pista di partenza e la pista di arrivo in base ai METAR dei vari aeroporti. Se a noi ci vanno bene queste piste, ok, altrimenti le possiamo cambiare cliccando sulla finestrella e scegliendo appunto la pista che vogliamo appunto scegliere. Qua sotto invece ci calcolerà altre rotte consigliate. Come possiamo vedere, se io clicco sulla Vicenza 6 Lima Oste 3 Tango, come vedete la SID sarà diversa dal piano di volo che abbiamo visto in precedenza. A noi invece ci va bene la Vicenza 7 Mike e la Oste 3 Tango, andiamo a scegliere ed ecco qua la nostra rotta. Arrivati a questo punto non ci resta che generare il volo, quindi in alto a sinistra andiamo a cliccare su Generate Flight. Ed ecco qui il nostro piano di volo generato. Come possiamo vedere, i due dati più importanti sono l'altitudine di crociera, quindi 16.000, e il block fuel, e quindi il carburante che dovremo imbarcare ai blocchi. Quindi non ci resta che scaricare il nostro piano di volo. In alto circa al centro clicchiamo su Flight Plan Download e come vediamo possiamo scaricare il piano di volo per vari simulatori oppure per i vari aerei, insomma, che andremo ad usare. In alternativa Simbrief mette a disposizione un programma che lo andiamo a vedere subito, che è Simbrief Download, lo andiamo ad aprire. Come vediamo, questo programma ha la stessa lista di aerei e la stessa lista di simulatori viste in precedenza sul sito. Però in questo caso possiamo, per esempio, per il nostro simulatore Flight Simulator 2020, immettere la directory dove appunto il simulatore salva i piani di volo, andare a salvarla e quando noi andremo a cliccare su Export Select Format, lui ci andrà a prendere il piano di volo fatto sul sito e ce lo andrà a caricare sul simulatore. In questo caso io avendo anche il PMDG ho immesso all'interno del programma i dati e la directory della cartella dove il PMDG va a salvare i piani di volo, l'ho salvata, quindi cliccando su Export Select Format mi andrà a
caricare il piano di volo direttamente sull'aereo e lo andiamo a vedere subito. Quindi chiudiamo il programma, apriamo il nostro simulatore. Come vediamo, siamo già a Venezia, entriamo sul nostro aereo, ci spostiamo sull'FBC, andiamo a vedere se il programma ci ha caricato il nostro piano di volo. Quindi, posizione iniziale Lima India Papa Zulu, e qui ci basterà scrivere Lima India Papa Zulu, Lima India Papa Oscar, tutto attaccato, inserirlo in coroute e come vediamo lui ci ha caricato già il piano di volo. Senza la seed e senza la star l'andremo a inserire dopo, insomma prima della partenza. Quindi arrivati a questo punto, vi invito a lasciare un like al video e a iscrivervi se non l'avete già fatto, e se volete volare assieme a noi sulla nostra compagnia aerea virtuale, andare sul sito www.italianivolanti.it ed iscrivervi. Quindi grazie e alla prossima.